Si apre a Varsavia il primo summit della NATO del dopo Brexit e l'ultimo con Barack Obama come capo della Casa Bianca. Nella capitale polacca nel 1955 veniva firmato il patto che univa 7 paesi comunisti. Ora la città ospita il vertice del blocco militare occidentale e guarda Mosca come l'antagonista da contrastare. È un incontro importante, i leader devono decidere come migliorare la difesa della Polonia e dei confini orientali dell'Europa. Putin rappresenta una grande minaccia. Ciò che è successo all'Ucraina potrebbe capitare in Polonia. Per sostenere gli alleati orientali e rispondere all'interventismo del Cremlino verranno dislocate nuove truppe nei territori dei paesi dell'est. Al vertice si parlerà anche della lotta all'ISIL, che secondo Mosca prevede un'azione congiunta in Siria, mentre Washington si affretta a smentire che vi siano accordi in tal senso. Per l'esperto Michal Baranowski del German Marshall Fund statunitense, l'esito del vertice sarà soprattutto questo. Ci aspettiamo che la NATO decida di incrementare la presenza di sue forze sul fianco orientale. La previsione è di circa 4.000 militari che ruotino tra i paesi baltici e la Polonia, ma con continuità. Mosca afferma di non rappresentare alcuna minaccia per la NATO e di guardare con preoccupazione al suo rafforzamento ad est. Su questa riva della Vistola, dove i carri armati sovietici si fermarono nel 1944, ora c'è un meeting dei leader della NATO. Nell'agenda del summit ci sono misure non solo di deterrenza, ma anche di difesa collettiva. Mosca le ha già definite una minaccia alla pace in Europa.